Allora, questa... In questi ultimi mesi, in queste ultime settimane... Ciao! Questa era una cosa che volevo fare già da un po' di tempo, ma non ho mai trovato tempo per farla, la faccio adesso. In questi ultimi mesi, diverse persone che si sono iscritte a Roller Zero mi hanno mandato comunque alcuni video di loro che pattinano, chiedendomi consigli, no? Ed alcuni ho risposto in privato, ad altri invece non ho mai risposto, non lo so, non mi ricordo, comunque, va bene o male, ho sempre risposto a tutti. Ne ho già raccolti alcuni interessanti, e alcuni mi avevano anche chiesto di non farli mai vedere. Io invece adesso ve li farò vedere, spero che non si arrabbino più di tanto. No, niente di che, sono cose molto banali. Ad esempio, questo non mi ricordo chi me lo ha mandato. Purtroppo ci sono talmente tante persone che mi scrivono che non mi ricordo di tutti. Portate pazienza. Questi due sono una coppia di ragazzi, da quello che vedo, che si sono trovati una stradina vuota vicino a casa loro e hanno iniziato a provare a fare le curve dello slalom, diciamo, senza i conetti. Mi hanno mandato questi video e mi hanno chiesto un loro parere. E ora il parere glielo do insieme a voi, lo faccio vedere anche a tutti gli altri, così se qualcuno per caso pattina come loro ha già la possibilità di correggersi guardando queste due o tre cose che volevo farvi vedere. Allora, prendo la telecamera e spero di riuscire a inquadrare bene. Questo è il mio computer. Allora, diamo un'occhiata a questi video. Prima cosa, ecco, se mi mandate un video, non mandatemelo con riprese fatte da così lontano, che non si vede niente. Aspettate che il soggetto venga vicino. Oppure pattinategli di fianco. Allora, su questo movimento siamo abbastanza a posto, nel senso che questa è una serie di curve destra e sinistra, dunque si vede il dito, i pattini potrebbero stare più vicini, ma non è male per essere la prima volta. L'allineamento del corpo è buono e anche l'allineamento dei pattini. Do un colpetto di zoom. Questa è una posizione buona sicuramente, perché entrambi i pattini sono inclinati dalla stessa parte. Ne approfitto per farvi vedere invece adesso il video della sua ragazza, che non riesce invece a mantenere questa posizione e sicuramente avrà dei problemi. Ecco, questo qua è un altro video che anche qui aspettate che venga vicino, non si capisce niente da queste inquadrature così distanti. Vediamo, questa è la sua ragazza e qua già si vede un problema. Pausa. Allora, qui zoomiamo sui pattini. Qua è palese. I pattini non sono nella stessa, non hanno la stessa inclinazione. Ora, io non so di che marca siano questi pattini, a occhio e croce non mi sembrano molto buoni decisamente. Questo è un problema, dove c'è la freccia del mouse, vedete, è un problema che hanno moltissimi pattini soft, quelli che critichiamo sempre sul sito, sul nostro gruppo Facebook, non dico di che ditta, ma allora vabbè, l'avete capito. Quando i pattini stanno in questa posizione non vanno bene. Se mentre ve li provate in negozio vedete che stanno così, non comprateli, perché vuol dire che non vi sostengono nel modo corretto la caviglia. Si piegano e pattinare sul filo interno rende praticamente impossibile fare la curva. Torniamo con lo zoom fuori. Adesso spero che questa ragazza non se la prenda per il fatto che sto facendo vedere a tutti la sua ripresa dal di dietro. Comunque, prendiamola da davanti. Ecco, altra cosa palese. Mentre sta facendo la curva in avanti, guardate come sono messi i pattini, tutti e due appoggiati sul filo interno. Se nel fare le curve vi appoggiate sul filo interno, i pattini è quasi impossibile farli girare dove volete voi.
Infatti lei rispetto al suo ragazzo ha molti più problemi a condurre queste curve, a fare gli slalom. Diamo un'occhiata al video. Ecco che arriva. Diciamo che lo fa bene, per Dio, lo fa bene lo stesso, però guardate la differenza con lui. Ah, questo video qui addirittura no. È stato fatto mentre andava in lontananza, non si vede niente, via. Vediamo qua cosa si vede. Ah, di nuovo lei. Il movimento è scorrevole, si muove bene, però tutte le volte che fa le curve c'è questo problema e io sono quasi convinto che sia un problema di pattini. Non è lei che non riesce a tenere i pattini dritti, sono i pattini che non le tengono nel modo corretto il piede. Qui sta pattinando, allora zoomiamo sui pattini. Andiamo avanti. Qui sta pattinando, però già qua si vede come l'appoggio del piede non è dritto. Andiamo avanti. Inizia a fare le curve. Ecco qua. Qui si vede decisamente bene. Se i pattini sono in questa posizione mentre faccio la curva, non è possibile condurre la curva. Non va bene così. C'è poco da fare. Anche se il movimento tutto sommato è scorrevole, insomma. Bene. Ah, qua c'è di nuovo lui, vediamo la differenza. È molto lontano, molto distante questo video. Vediamo se l'ultimo è fatto più vicino. Ah, c'è di nuovo lei. È così. Questo è quanto per quanto riguarda i video che ci hanno mandato questi due ragazzi, che saluto. Molto simpatici, molto bravi, insomma ci riuscirete a farle. L'unico problema che io vedo in quello che mi avete mandato sono i pattini di lei, assolutamente non buoni. Lo so che poi dopo mi dite che sono troppo esigente, però avevo una foto io qua da qualche parte, avevo una foto che vi voglio far vedere, l'ho trovata su internet e la tenevo come esempio di cosa non devono fare i pattini quando ve li provate in negozio. Infatti vi consiglio sempre di andarvele a provare in negozio, infatti comprarli su internet si può fare, ma a volte è dura prenderci. Eccola qua. Quando andate a provarvi i pattini in un negozio e vedete che i pattini fanno questa roba qui, non comprateli e risparmiate dei soldi. Se i pattini vi tengono i piedi così, non vanno bene. Non vanno bene. Devono stare così. Chiaro? Così. Nel frattempo ho controllato chi era quel ragazzo. Marco Turlone e probabilmente la sua ragazza. Dai, non prendetevela se faccio vedere il vostro video, che tanto siamo tutti passati da lì e non c'è niente di cui vergognarsi. Anzi, è bello poter condividere secondo me queste esperienze con gli altri, in modo che anche gli altri poi ne traggano vantaggio. E quindi grazie Marco per avermi mandato il tuo video e spero che quello che abbiamo fatto vedere possa servire anche ad altri. Qui invece ne ho pescato uno vecchio che mi aveva mandato, credo, Vito Luca Arnetta, a giudicare dall'accento direi dalla Sicilia con furore. E lui e un suo amico si erano filmati mentre cercavano di pattinare e girarsi dall'avanti all'indietro, che è un'altra cosa che da quello che ho capito risulta particolarmente scomoda a molti. Il discorso qui è che, da quello che ho visto nel video, loro, anche se bene o male un po' già riuscivano a farlo, facevano quell'errore che a volte capita di girare prima i piedi delle spalle. Come ho detto tante volte nei video, quando uno poi impara a farli certi movimenti, li fa un po'
a modo suo, ognuno li fa un po' a modo suo. C'è chi gira prima i piedi, chi prima le spalle. La cosa migliore per imparare sarebbe girare prima le spalle e poi i piedi. In realtà nel video si vede chiaramente come loro invece girino prima i piedi e continuano ad andare con le spalle dritti e poi alla fine girino il corpo, cosa che risulta molto più scomoda da fare. Bisogna avere un controllo del corpo già molto buono per riuscire a girare prima la parte sotto e poi quella sopra. Se uno gira per prima la parte di sopra, quella sotto arriva di conseguenza. Comunque, diamo un'occhiata anche al loro video. È forte sto video comunque. Vedo anche dalle cose che scrive su Facebook, mi fa morire da ridere. Scusate, ma io con il computer sono un po'... non sono molto nerd con queste cose. Vediamo che cosa c'è nel video di Luca Arnetta. Scherzo. Vediamo. Allora, sto provando a girarmi. Amico mio che c'ha in mano il telefono, già ci è riuscito. Bravo, salutalo, Lucio. Grazie per il tuo consiglio. Ora ci provo io, però semplicemente muoio un attimo. Aspetta. Vai, Vito. Noi siamo tutti con te, ci stiamo credendo tantissimo. Pattinata all'indietro. Ok, giro dall'indietro all'avanti, non male. Dall'avanti all'indietro, un po' sì, sei entrato un po' in curva, non hai staccato i piedi e le hai trascinati un pochino. Qua si vede chiaramente. Stoppati! Come direbbe il grande, stoppati! Allora, dov'è qua il riquadrettolo della preview? Qua, facciamo una zoomatina qui. Che riprese di alto livello, che sono queste? Ecco qua, qui ci siamo. Allora, Vito, si vede la birra? Ti metto la birra nel sedere. Qui si vede chiaramente che stai girando per prima i piedi, mentre le spalle sono ancora più o meno nel senso di marcia. Girarsi dall'avanti all'indietro facendo questa roba con le gambe è più complicato. Era meglio se giravi prima la parte superiore del corpo e poi le gambe. Però alla fine sei sopravvissuto, il video mi è arrivato e quindi siamo tutti contenti che sia andata a finire così. Poi va bene, quando pattini all'indietro tieni i piedi un po' larghi, ancora non li riavvicini del tutto, dall'indietro all'avanti è più facile, infatti qua il giro l'hai fatto bene, però dall'avanti all'indietro prima girano i piedi e poi il corpo. E poi quando ti giri all'indietro non piegare la testa in avanti, sennò carichi troppo le punte e ti imbalzi. Bene, questo eri tu, ora vediamo il tuo amico, facciamo una bella preview a video intero. Ecco qua. Qua è palese, qui è palese. Dall'indietro all'avanti viene senza problemi. Dall'avanti all'indietro. Tac. Tac. Comunque va bene, dai, va bene. Tutto sommato non si può dire niente di grave. No, qua sono proprio un maestro delle riprese tecniche, guarda, qua col treppiede, con la videocamera, proprio tecnicissimo. Allora, vediamo un po' qui. Non è malaccio, però io vedo che girano prima i piedi, qua. Qui è chiaro. Qui stai pattinando, stai ancora guardando dove vai e stacchi il piede e lo vai a mettere dall'altra parte. Vediamo l'ultimo com'era. Questo fotogramma si vede abbastanza bene, il piede ha già girato, il primo piede che si è staccato da terra ha già quasi fatto il 180, mentre tu con le spalle stai ancora guardando a meno di 90 gradi verso destra, e sarebbe meglio anticipare molto di più con le spalle. E poi quando pattini all'indietro tieni i pattini molto aperti. Col tempo, giovane Skywalker, imparerai anche tu. Ok. Grazie anche a te per il video, Vito e il tuo amico, troppo forti, avete fatto bene a mandarmelo. Qui ne ho uno, ah, questo è forte, questo non ha bisogno di commenti. Questo ve lo faccio vedere e ve lo commentate da soli. E c'è una morale
dietro questo video, che va bene per tutti i pattinatori, ora capirete perché. Questo è veramente forte. Allora, ripeto, la morale qui è tenere sempre gli occhi su dove si sta andando, non sulla strada, non sul cellulare. Questo è il video di Lorenzo Binatti, Lorenzo Fox Roller Zero, che ringrazio per avermi mandato, ve lo devo far vedere perché è troppo bello. Sei un grande, Lorenzo, ne approfitto per salutarti, che è anche un po' che non ci sentiamo. E con questa concludo la carrellata di video che mi avete mandato. Se me ne volete mandare degli altri, li commenteremo insieme, facendoci due risate. Buon video! Questi sono i pattini di Lorenzo. Andiamo sul volume perché qua il sonoro, merita. Pronti? Buona visione. C'è Lorenzo che ci crede, sta pattinando in avanti, il marciapiede è suo, gli appartiene, e ora decide di provare a pattinare all'indietro. Ci crede tantissimo e... il marciapiede era finito, ragazzo. Io ti adoro, ti adoro, ti adoro. Sei un grande, sei un grande. Ma quanti stacchi ne abbiamo fatti così tutti noi quando stavamo imparando? Sei un grande. Ciao a tutti, per oggi è basta. Qui da Roller Zero, per oggi è basta. Vi saluto, al prossimo video.